Ciao ragazzi, qui vi parla Ebicurious ed eccomi qui ritornato in prima persona, dopo un bel po' di tempo devo dire. Intanto la sveglia... Ma perché? Che cazzo? Comunque ormai l'estate è arrivata, c'ho voglia di divertirsi, andare al mare, andare in vacanza, però secondo me una delle cose più divertenti che si possono fare durante il periodo estivo sono per appunto le attrazioni turistiche. Io personalmente amo andare in Luna Park e a provare magari le giostre più pericolose che ci siano. Quindi, dato il periodo estivo, ho deciso di fare un video riguardante le 5 attrazioni sparse in giro per il mondo, che a mio avviso sono le più pericolose, barra le più adrenaliniche. Però prima di iniziare col video, volevo consigliarvi velocemente un'applicazione, più che altro un gioco, che ho scaricato in questi ultimi giorni e che sto apprezzando veramente moltissimo. Mi ricorda molto i giochi di strategia degli anni 90-2000. Vikings è comunque uno spietato gioco, nazione contro nazione, in cui potrai decidere di volta in volta se essere un economista, un autarchico o uno spietato guerrafondaio. Pensate che ci sono 20 milioni di persone che giocano a questo gioco, ovvero 10 volte i vichinghi che sono vissuti sulla terra. Comunque, scaricando il gioco attraverso il link trovato qui sotto in descrizione, otterrete il regalo 200 oro e anche uno scudo di protezione. Io sinceramente sono sempre stato uno che non ha mai avuto paura delle montagne russe. Però il Royal Rush, sì, devo dire che un po' di paura mi fa. Anzi, ci penserei due volte prima di lanciarmi da lassù. Comunque, questa attrazione si trova nel Colorado, esattamente sopra il fiume Arkansas. Pensate che il punto da cui vengono lanciate le persone ha un'altitudine di 350 metri. Questi numeri, sì, fanno molta impressione. Il meccanismo vi farà fare un salto nel vuoto a una velocità di 80 km/h. La cosa bella di questa attrazione è il fatto di poter lanciare contemporaneamente fino a 3 persone. Questa attrazione, inaugurata nel 2014, si è aggiudicata il titolo di torre di caduta più pericolosa del mondo. È infatti la più alta e la più veloce torre di caduta mai realizzata, per una scarica di adrenalina di proporzioni veramente epiche. Basta leggere i numeri per capire di cosa stiamo parlando. 126 metri di altezza, 145 km/h e 10 secondi di caduta libera. Con queste premesse si intuisce che non sono molti quelli che avrebbero il coraggio di farlo. Comunque, per farvi un paragone, le Oil Towers di Mirabilandia hanno un'altezza di 60 metri, che non è per niente poco. Invece quest'altra ha un'altezza che è più del doppio. Quindi capite che non è uno scherzo. Pterodactyl è una di quelle attrazioni che quando stai per essere lanciato hai quasi l'impressione che il tuo cuore stia per esplodere. La reazione di questi due intrepidi la dice tutta. Qua è impossibile non essere spaventati prima di essere lanciati in questo canyon, che ha una profondità di 60 metri. Comunque ci troviamo nel Colorado, negli Stati Uniti, e nella parte iniziale si raggiungono i 160 km/h. Sì, devo dire che è abbastanza spaventoso. L'high speed di Mirabilandia credo proprio che non riesca a competere. Comunque tranquilli, una volta indossate le protezioni non cadrete di sotto, o almeno è quello che si spera. Quindi in quanti avrebbero il coraggio di farlo? Io sono il primo. PortAventura è un enorme parco divertimenti che si trova a circa 100 km a sud di Barcellona. Qui ci sono tantissime attrazioni, ma la più adrenalinica in assoluto è la Furious Baco. Questa è stata la montagna russa più veloce in Europa fino al 2009 e ancora oggi continua a sorprendere tantissimi visitatori. Infatti è capace di arrivare a 135 km/h in soli 3 secondi. Durante il percorso la montagna russa passa attraverso stretti tunnel e arriva quasi a toccare l'acqua. Comunque, a differenza dei soliti vagoni, i progettisti hanno creato delle strutture che danno l'impressione. Pterodactyl è una di quelle attrazioni che quando stai per essere lanciato hai quasi l'impressione che il tuo cuore stia per esplodere. La reazione di questi due intrepidi la dice tutta. Qua è impossibile non essere spaventati prima di essere lanciati in questo canyon, che ha una profondità di 60 metri. Comunque ci troviamo nel Colorado, negli Stati Uniti, e nella parte iniziale si raggiungono i 160 km/h.
Sì, devo dire che è abbastanza spaventoso. L'Highspeed di Mirabilandia credo proprio che non riesca a competere. Comunque tranquilli, una volta indossate le protezioni, non cadrete di sotto. O almeno è quello che si spera. Quindi, in quanti avrebbero il coraggio di farlo? Io sono il primo. PortAventura è un enorme parco divertimenti che si trova a circa 100 km a sud di Barcellona.